Beh, diciamo, una rivalità che si è affermata quando eravamo tutti e due magistrati e oggi quando tutti e due facciamo politica, ma sempre molto diversi e molto distanti. Da magistrato io sono sempre stato fedele al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, mentre Grasso è sempre stato molto cauto nei confronti della politica e la politica è stata molto indulgente nei confronti di Piero Grasso, che infatti ha fatto carriera come magistrato anche grazie ai favori del governo Berlusconi. E in politica Grasso ha preferito farsi scegliere e adottare dai partiti di professionisti della politica come il PD di Bersani prima e Liberi Uguali ancora di Bersani e di D'Alema oggi, io prima con Rivoluzione Civile e oggi ancora di più con la lista del Popolo della Costituzione, sempre dalla parte dei cittadini, senza testa di partito, senza potere, dalla parte della Costituzione per cambiare veramente il Paese.